Combo testing, oggi andiamo a testare Mirage Fafnir 2S Atomic. Vi ricordo come sempre, se volete farmi testare la vostra combo, basta che mi scrivete sotto nei commenti oppure nei gruppi WhatsApp e Telegram. Allora, vi sembra familiare questa combo? È probabilmente del video più visto del mio canale, ma era uno dei miei primissimi video. Ai tempi sapevo ben poco sui Beyblade Burst e avevo pochissimi componenti, quindi per me modificare la combo era già una combo competitiva. Purtroppo adesso so che non è così. Andiamo a testare la combo. Prima vediamo il LAD. Deduco che non abbia un buon LAD perché si sente il chassis toccare lo stadio. Allora, prima andiamo a testarlo contro un bay della rotazione opposta. Contro Word. Un giro in più Word. Sempre Word, un altro tiro, e vince sempre Word. Allora, come vedete, il LAD non va tanto bene perché è molto importante la combinazione con il driver e il chassis sul disco, perché meno il chassis o il disco tocca lo stadio, più può girare alla fine, quindi avvantaggiarlo in rotazione opposta, perché Fafnir, diciamo che si gioca un po' per quello, cioè l'unica cosa buona che può farci. E vediamo come se la cava contro un bay della stessa rotazione. Allora, se parte qualche knockout, non vi sorprendete perché il 2S picchia. Invece vince l'Extreme Plus. Allora, normalmente su stessa rotazione dovrebbe vincere l'Atomic. L'Atomic e il Revolve e se volete anche l'Eternal sono molto buoni su stessa rotazione. Quindi il problema sono gli altri componenti. Facciamo altri lanci.
Facciamo un ultimo lancio. E niente. Allora, diciamo che di solito tendo a mettere su stessa rotazione l'Extend Plus alla combo che andiamo a testare. Il motivo è perché, allora, molti pensano che l'Extend Plus sia buono su stessa rotazione. Per me è un no, perché ci sono tantissimi driver che lo battono su stessa rotazione. Però è il driver competitivo, diciamo che tra i driver competitivi ce ne sono pochi forti contro l'Extend Plus su stessa rotazione. È per quello che lo vado a testare su stessa rotazione. Mentre secondo me l'Extend Plus in rotazione opposta è più forte. Poi soprattutto potete mettere le altre modalità e non rischiare il self-kill in rotazione opposta, mentre su stessa rotazione potete tenere, cioè per stare sicuri, tenete sempre stamina. E come avete visto, su stessa rotazione Fafnir non va bene. Proviamo la resistenza al knockout. Non abbiamo visto nulla perché non si sono manco toccati. E se si toccano succede questo. Facciamo un altro lancio e poi basta, va. Allora, diciamo che se non si sa, se non si fa buttare fuori da Rage con la punta in gomma, rimane ancora in gioco. Il problema è che Rage si gioca spesso anche con delle punte in stamina. E questo è un bel problema per Mirage, visto che non è buono su stessa rotazione. E niente, la combo, come vi ho detto, era una delle prime combo che avevo fatto sul canale, pensando che fosse una combo competitiva, che non lo era e non lo è mai stato. E niente, ci vediamo a un prossimo combo testing.